a te, a tutti i ciurma, e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Silent Hill 2 Remake. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno economico è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno 50 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori, nella città misteriosa degli orrori, sempre in compagnia del carissimo Jamesy e delle conoscenze mostruose che stiamo piano piano facendo. Ragazzi, abbiamo conosciuto Mr. Lombri, la volta scorsa abbiamo conosciuto Leggy. Fatto sta ragazzi che la volta scorsa abbiamo passato tutto il nostro tempo appunto all'interno del palazzo dei Wooden Apartments, se si chiamavano così, adesso non mi ricordo. Fatto sta che abbiamo girato in lungo e in largo nel primo e nel secondo piano alla ricerca appunto di queste tre monete che ci devono servire ragazzi ad aprire quella scrivania, però ne abbiamo trovata soltanto una, effettivamente quella con raffigurata la testa di un uomo. E la volta scorsa appunto ci siamo salutati dopo aver trovato anche la chiave che apre il lucchetto che apre la porta esterna che ci porterà di regola, se ho capito bene ragazzi, al terzo piano, che sembrava inizialmente inaccessibile. Quindi suppongo e deduco che le ultime due monete le troveremo lì, però non si sa mai, andiamo a vedere. E quindi ragazzi, l'ultima volta ci eravamo salutati qui dopo aver inserito appunto la moneta che abbiamo già trovato. Di regola la posizione giusta dovrebbe essere quella. In ogni caso, ovviamente un paio di voi mi hanno suggerito comunque di cercare il più possibile ragazzi di mantenere le munizioni, quindi di non sprecarle. Dobbiamo quindi salire ragazzi, dobbiamo andare di sopra, vedere di appunto raggiungere nuovamente quella porta con quel lucchetto enorme e vedere che cosa ci aspetterà in effetti al terzo piano. Io da un lato sono un po' curiosa, dall'altro ovviamente no, quindi spero... Oh, ecco, stavo dicendo, giusto dicendo, spero che non ci aspetti nessuno, però niente, doveva andare così evidentemente. Maledizione. Ok, porca paletta, oh, ogni, cioè prima di cadere, dico io, prima di cadere come un lombrico di merda, mi do i colpi per forza, vero? Oh, allora, qualcuno di voi mi ha anche suggerito ragazzi di mettere l'indicatore radio per magari accorgermi per tempo se dovessero esserci mostri o roba del genere. Quindi io come sempre ragazzi vi ringrazio di cuore per tutti i vostri suggerimenti. Dovrei essere sulla strada giusta, questa porta, porca paletta, ovviamente chiusa, quindi dovrò passare dall'appartamento 213 ragazzi, che è questo qua. È permesso? Ah, qua era dove c'era il caro tizio. Ok, passerò da qui, non fare caso a me. Ho un po' di fretta, scusami, Allora, ci siamo ragazzi, la porta è questa qua. Che diceva questo foglio tra l'altro? Ah sì, le ristrutturazioni, quindi l'appartamento, il terzo piano era inaccessibile, quindi... Ecco fatto, minchia. E di che era fatta sta chiave? Mamma santa, il lucchietto si è letteralmente dissolto. Perché appena entriamo qui mi mettete un foglietto di salvataggio che James si ammira come se avesse visto la Madonna? Mi devo forse preoccupare? Vabbè, visto che c'ero ragazzi, ho ovviamente salvato la partita, perché come sempre non si sa mai, quindi vediamo un po'. Che cosa c'è qua sotto? Ah, qua ci sarà l'accesso. Non mi dite che qua mi posso aprire una scorciatoia al primo piano. È aperta? Top, è vero, noi non avevamo potuto accedere da questa parte ragazzi, cioè appartamenti 114, 115 eccetera, perché le vie erano letteralmente chiuse. Quindi adesso possiamo guardare di qua. Qua mi posso aprire, adesso sì che mi posso aprire la scorciatoia, scusate, giusto? Qua è inaccessibile, qua apro subito, ma che spettacolo, adoro. Però intanto... Ho sentito una tosse? Ma che cavolo sta succedendo? Questa è chiusa? C'è qualcuno che mi sa che non sta molto bene. Scusate! Oddio. Che succede? Oh!
Ma chi c'è? Dai. Ma che è successo qua? Oddio, che cazzo? What the fuck? Scusate, intanto io spio un attimo nei cassetti, ma... Che cacchio è successo qua? Oh, oh, oh! E dai, mamma santa, e la miseria! Hey, who's there? It wasn't me. I didn't do it. I didn't do it, I swear! Hey, are you okay? I didn't do anything. He was like that when I got here. He? Oh, you mean the man back there? In the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill him. Yeah, it's all right. I'm not saying that you did. Look, my name is James. James Sunderland. Detto James, sì, eh? Eddie. Eddie. Okay, okay. Eddie. So, do you live here, Eddie? No. I'm not even from this town. It's just... Something brought you here. Yeah. Yeah, you could say that. Well, they came at me. I didn't know what to do, so I ran. I came here. Figured it might be safe, but then I found the guy in the fridge. Easy. Deep breaths. Look, this place, it's not safe. These things, this whole town, there's something wrong with it. Might be best if you just get out of here. Yeah, you're right. Hey, you want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet. I need to find someone. Oh. And Eddie, be careful. Yeah, you too. E niente, continuiamo ad incontrare persone che non si capisce che diavolo ci fanno qui. E tra l'altro lui è partito subito, ah non sono stato io, non sono stato io, senza che noi gli avessimo detto una beneamata mazza. E quindi questa cosa un po' di per sé sospetta, ragazzi. Però non possiamo accusare nessuno e... Abbiamo incontrato quindi l'ennesima persona. Avevamo incontrato prima la ragazza nel cimitero e adesso abbiamo incontrato Eddie, che neanche lui sa perché è qui. Fatto sta che qua possiamo uscire. Attenzione. Però scusate, cioè non so a sto punto se è il caso comunque di provare a tornare di sopra, ragazzi, perché cioè al terzo piano non ci siamo proprio minimamente andati. Quindi a questo punto, allora, io credo che comunque l'accesso al parco Rosewater sia impossibile attualmente, cioè sarebbe troppo facile, perché se no darci la possibilità di andare al terzo piano. Quindi direi appunto di tornare di sopra. Qua è dove appunto siamo entrati. Quindi andiamo un attimino a vedere che cosa c'è qui. Allora, ancora più su non si può andare. E va bene. Scusate, ma devo fare una visitina. Allora, qua non si può accedere. È chiusa. Già l'aveva segnato James sulla mappa. Niente. Suppongo che troveremo un sacco di porte chiuse. Vediamo. Allora, dritt di qua... Chissà. Ok, inaccessibile. Qua ci sono dei colpetti per pistola. Fantastico, ce ne hanno dati 4, è incredibile. Non più 2. Ne andiamo di qua e vediamo un po'. Ah, ma questa è aperta? Ah no, è chiusa. Ma sembra ci possa andare una chiave, ma non ha zoomato, quindi probabilmente non ci posso far niente. Allora, questa pure è chiusa. Qua è inaccessibile e... mi sembra di capire che qua vicino c'è qualcosina. Eh? C'è qualcosina? Eh sì, figurati. Ah, leggi. Aspetta, non fare il timido. Tu puta madre. Che miseria. Ecco qua, guarda. Oh, allora, prima fai il timido e dopo mi concia per le feste. Ecco fatto, allora. Riusciamo ad aprire il cassetto? Sì. Dove siamo entrati di preciso? Nell'appartamento... 309. Ok, cioè siamo passati dal 311, ma quindi la parete è completamente sfondata. Sì, perché sono entrata da qui e i due appartamenti sono tipo collegati. Oh,
Santa madre, dai! Maledizione! Che cavolo! Mi fanno queste bellissime sorprese, accidentaccio! Allora, qua c'è una bevanda da salutare, di certo non me la faccio sfuggire. Ne abbiamo 5 a disposizione attualmente. Qua non c'è niente. Qua abbiamo salutato Mr. Leggy. Vediamo un pochettino. Cassettino. Colpi per pistola. Cercherò, ripeto ragazzi, di usarla il meno possibile perché più avanti non so cosa ci aspetterà, quindi... allora, qua ci ricolleghiamo al corridoio. Ah, la puttana del bario! Dai, oh, ma è possibile che... Oh, per la miseria, riescono a colpirmi sempre? Che palle! Oh, niente, mi tocca ribere la bevanda, ragazzi. Qua entriamo nell'altro appartamento e qua in fondo niente, c'è il corridoio che... appunto è inaccessibile, quindi qua non c'è niente. Qua possiamo entrare. Scusate, raccolgo proiettili per pistola. Qua non c'è niente. Qua un foglietto che dice, giriamolo prima. Oddio, allora, aspetta. So che c'è qualcosa qui, lo so, me lo sento. All'apparenza sembra tutto normale, ma non lo è. È sotto, palpita, cerca di uscire. Vorrà uscire o sono io che devo entrare? Sta arrivando qualcosa, ragazzi, sì. Devo scoprirlo, riportarlo in superficie. Biglietto strano. Strappare strato dopo strato per poterlo vedere, so che è lì. Strappare cosa? What the fuck? Sono armata. T'ho sentito. Sei di qua? Sei di qua? È su però. Non posso stare perdere troppo tempo insieme a voi però, c'ho un po' di fretta. Probabilmente qua. È quasi sicuramente. Dove sono entrata? Appartamento 310. Vediamo un po', cosa c'è. Un cassettino. Niente. Non vi mettete dietro gli angoli. Porca miseria. Cioè che non faccio il tempo neanche a schivare, ragazzi. Oh, quanti siete? Oh. No, no, no. Ok. Mamma mia, mi devo anticipare un attimo. Giù. Eppure tu, giù. Ok. E niente, devo bere un'altra bevanda da salutare. Che palle, oh. Porcaccia miseria. Ma c'è ancora qualcosa, continua a gracchiare. Vabbè, vediamo un attimo. Questa è chiusa. Non si può fare nulla. Di qua non si può fare nulla. Ma dobbiamo uscire? Che gracchia, che c'è? C'è qualcos'altro di qua probabilmente. Permesso, scusate. Appartamento 312, sì, è qua. Ehi. Guardate che vi sento, Sento il vostro schifosissimo scalpiccio. Chi è che ha lasciato una traccia indelebile? Vabbè, vado, va. Senza perdere troppo tempo. È strisciato qua, va bene. Questa pure è aperta. Che cos'è? Una siringa? Le siringhe fino ad ora non le ho mai usate, ragazzi, perché non l'ho mai ritenuto eccessivamente necessario, ma... Vabbè, qua dentro ovviamente noi non... Ah, possiamo passare qua dentro, perfetto. Ma allora intanto fatemi vedere un attimino. Dai! Che cavolo però! No, no, no! Non t'azzardare! Non t'azzardare! Che diamine! Oh. Ecco fatto. Oh, sistemato pure te. Qua che cosa dice? Mi sbagliavo, non mi sbagliavo, ma non avevo del tutto ragione. Devo strappare di più vicino al sangue. What the fuck? Cercavo all'esterno, ma dentro di me c'è qualcuno dentro di me. What? Biglietto sinistro. Quell'altro è un biglietto strano. Questo è un biglietto sinistro. Va bene, ma che cavolo? Perfetto, bevanda da salutare. E adesso penso che potremo andare a strisciare dall'altra parte, ragazzi. Credo proprio di sì. Perfetto, vai. Che piacere infilarsi qua sotto. Un immenso piacere. E qua cosa c'è? Cos'è? Succo in lattina. È succo di mela. Ammazza che lattine. Perché ho raccolto il succo in lattina? What? Oggetti chiave? Una confezione pesante che contiene varie lattine di succo di frutta. Ci servirà qualcosa, ragazzi, molto probabilmente. No, quasi sicuramente. Ci servirà per qualche enigma. Ok, qua abbiamo sbloccato la porta. Che riporta al corridoio. Un corridoio che però... Sì, no, era accessibile. Quindi ci ha riportato al corridoio principale da cui abbiamo avuto accesso. Ma quindi, qua possiamo aprire, tra l'altro, avevo notato. Ci butto il succo in lattina? Perché? Thank you.
Ah, abbiamo fatto cadere il resto della spazzatura. Ah, cavolo! C'era una delle due monete qua dentro, ragazzi, ed è caduta in quello che dovrebbe essere quel cortile principale dove siamo stati. Guarda che te spacco, eh. Scivolo intasato e quindi è stato sistemato. No, stavo guardando, ragazzi, se potevo accedere in qualche modo all'altro corridoio. Ma mi sa che non c'è modo, a meno che io non possa accedere dal cortile di sotto, dalla scala, ma mi sa che non era accessibile. Quindi di regola io dovrei aver finito qua. Beh, oddio, no, non lo so, perché comunque, ragazzi, abbiamo trovato soltanto un'altra delle monete. Quindi comunque ne mancherebbe una. Però, visto che ci siamo, vediamo di scendere e di salvare a questo punto, perché non si sa mai. Perfetto. E accedere adesso al cortile. Per accedere a quel cortile però devo scendere ancora, perché quello era proprio al primo piano. Ok, allora andiamo dritto di qua, ragazzi. Vediamo di raggiungere le scale, sempre sperando di non fare incontri del quarto tipo. Quindi le scale dovrebbero essere, sì, oltre questa porta a destra. Perfetto. Quindi scendiamo, perché quello che ci interessa attualmente è il primo piano. E l'accesso al cortile dovrebbe essere da qui, se non erro. No. E di qua niente a sinistra. Ok. Eccoci qua. Uè, uè. Che è? E datemi un po' di tregua, che palle. Perfetto, questa è una donna, ragazzi. Perfetto, salve, salve. Allora, adesso che quindi ho raccolto anche questa. Che cacchio era? Eri tu, Mr. Lombri? Ah, adesso che ho raccolto anche questa moneta, ragazzi, il punto sarebbe capire che altro dobbiamo fare, perché come ho visto un attimo fa, ragazzi, gli appartamenti del terzo piano sembrano essere tutti inaccessibili ormai. Ma magari qualcosa mi è sfuggito. Quindi vediamo, mettiamola comunque qua e vedremo poi che cosa succederà. Io volevo adesso, ragazzi, andare a vedere dove ho aperto questa scorciatoia agli appartamenti 115, 116, eccetera, eccetera. E tornare al 116, perché se non sbaglio, forse in qualche modo si poteva uscire da una finestra, se non erro. Però poi sono tornata, sono andata al terzo piano e quindi non ho più guardato in effetti. Quindi vediamo un po'. Entriamo di nuovo nel 116, che è qua, e vediamo un attimino se posso uscire in qualche modo. Sì, 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 posso, posso, e come, ragazzi? Meno male. Ma c'è un piscina party. Ammazza, ma quanti sono, raga? Allora, mi sa che mi conviene, ok, darmi una manina con la pistola quando è possibile. Prima ho detto che userò i meno proiettili possibili. Ecco qua. Perfetto, grandioso, grazie amico. Ecco qua, vai giù, eh. Mannaggia la miseria. Ok, giù pure tu, giù pure tu. Quanti siete? Però fin quando stanno chiusi in piscina a me non mi creano problemi, a meno che non salgono da quella parte lì. Allora, adesso, ah, sono dall'altra parte, vedete, di questo cancello, quindi di quel cortile. Ah, qua mi apro sta porta. Fantastico. Questa è la scorciatoia, ragazzi. Cioè, mi sono aperta la porta che dà direttamente, esatto, al piano terra, barra primo piano, quello che è. Quanti siete? E che fate? Che facete, voia? Si è arrabbiato. Si è arrabbiato, scusi. Mi scusi, mamma mia, non sono stata invitata. Oh, oddio, sì, si è arrabbiato, si è arrabbiato. Scusate però, eh. Oddio. E la miseria. Ecco, andate giù un po' però. Ecco qua, che pareva. Lo sapevo. No, l'altro, l'altro, Jamesy. Che cavolo. Mamma santa, raga, sono nella merda proprio. Oh Gesù, allora proviamo a usare una siringa, ragazzi, per una volta. Ecco fatto. Vi aspette, eh? Le chiappe sulla faccia, vai. Sempre se quella può essere considerata una faccia. Ecco qua. Oh, c'è rimasto soltanto lui. C'è rimasto solo Solette, poverino, c'è rimasto male. Ecco qua, sulle chiappe, sulla faccia. Mannaggia, ma perché non faccio mai in tempo a premere cerchio per la schivata?
Oh, che diamine. Scusate, ma devo liberare la piscina. Cioè, eravate qui abusivamente. Che volete che vi dica? Ordini del condominio, ragazzi. Vabbè, allora, scendiamo un attimo in piscina. Vediamo cosa c'è qua dentro. Perché qua dentro di sicuro c'è qualcosa, come immaginavo. Ah, ecco il fiore. Ma in effetti le monete hanno due facce, giustamente. E quindi ci servirà la parte col fiore. Anche se dice moneta serpente, in effetti. Comunque abbiamo trovato quello che ci serviva, ragazzi. Però di qua si va verso il parco Rosewater. E volevo un attimino vedere. Ovviamente il cancello sarà chiuso, ma... Eh sì, infatti c'è la una catena che per l'amore del cielo è incredibile. Il cancello... aperto dalle 8 alle 19. In orari diversi richiedere assistenza alla reception. Ok, ovviamente non è il nostro orario. Sta mappa non la possiamo prendere, ma perché di regola già ce l'abbiamo. Va bene. Ok, ovviamente non rientrerò dalla finestra. Il cancello qua comunque non si può aprire. C'è un lucchetto, vabbè. Tanto c'è stata aperta una scorciatoia, ragazzi, incredibile, che ci porta direttamente al piano che ci interessa. Quindi, cioè, meglio di così. Che vogliamo? C'è la terza moneta. Meraviglioso. Magari è arrivato il momento di lasciare finalmente sti appartamenti di merda. Perfetto, io ho salvato la partita nel dubbio e adesso è arrivato quindi il momento di inserire la terza moneta. Sì, ma... Ah, ecco, ok, perfetto. Possiamo ruotarla. Tre brillanti monete, tre attori in scena e sotto l'albero la fanciulla osò stendersi sulla schiena. Allora sotto l'albero e al centro va la donna, ragazzi. Ok. Ah, vedete, giusto. Ah, quindi continua. Che di regola era giusto così. Ah, è a fasi. Ok. L'uomo sguainò la sua lama e lei raggelò tremando. Non sapeva che il serpente si stava avvicinando. L'uomo, la sua lama. Ok, il serpente. Ok. La bestia velenosa è ormai svanita nelle tenebre. Il volto del cavaliere da quel giorno è lugubre. Sotto l'albero dove la fanciulla si stendeva in pace, racchiuso in una tomba, un ricordo ora tace. Quindi suppongo che dovrà tornare il fiore, l'uomo... E poi la tomba. No. Ah, nell'oscurità. Quindi il serpente... Il serpente mi sa che va messo forse dove c'è la luna. Suppongo. Ok. Perfetto. La bestia che i denti nella sua carne ha affondato. Colui che ha fallito. Colei che è ciò che è stato. Ora giudicate voi i personaggi della recita. Chi è che ha peccato? Chi la colpa merita? What the fuck? Caspita significa... Colei che ha peccato. Ah, chi merita la colpa? Quindi forse chi va messo di sopra? Aiuto. Colei che ciò è stato. Chi è che ha peccato? Chi la colpa merita? Ma allora, se ragioniamo un minimo logicamente, il serpente non merita la colpa perché comunque segue la sua natura. Quindi non è che ha peccato, tra virgolette, mordendo. Cioè, ha seguito semplicemente la sua natura. La donna c'è morta e io penso che la colpa sia dell'uomo. Cioè, perché magari non ha saputo far niente. Ok, non so se il ragionamento fosse giusto, ragazzi, però ha funzionato. Ci hanno dato la chiave del 201. Fantastico, quindi ci toccherà tornare di nuovo di sopra. E infatti è l'unica porta non accessibile, però posso accedervi dalle scale interne di regola, quindi senza troppo sbatti, perfetto. Salverò ovviamente e quindi andiamo di sopra, ragazzi. Passando dalle scale arriveremo presto e finalmente forse ce ne andremo. È l'ultimissima porta, perfetto. Fantastico. Ok, vediamo un po' che cosa c'è di interessante in questo appartamento 201, a tal punto da nascondere la chiave in una scrivania con un enigma incredibile. Non lo so. Mi puzza. La porta mi puzza, perlomeno mi puzza questo silenzio anche. Tra l'altro, ma la porta da di qua. Ah, ma la porta è sbarrata. Ok, quindi devo passare comunque di qua per forza. Questa porta? Questa porta sicuramente mi puzza. Questo è poco ma sicuro. Qua cosa c'è? Un elemento importante sembrerebbe. Thank you.
E di che mi aspettavo qualcosa, Che sta succedendo? Salve. Ok, sono alquanto, cioè, rimasta, ragazzi, perché non mi aspettavo di incontrarlo adesso, cioè già adesso, il Pyramid Head, quindi, mio Dio. Allora, questo è un fazzoletto anche abbastanza zozzo, direi. E di chi sarebbe il fazzoletto? Sembra molto familiare. Beh, allora sarà di Mary. Vedete, lei aveva dei fiorellini anche sulla camicia, quindi suppongo che siano suoi. Mi dispiace, Leggy, è andata male, che dobbiamo fare? Quindi, ok, io dovrei entrare qua, dopo questo incontro del quarto tipo. Va benissimo. Bene. Fantastico. Allora, mi ha appena autosalvato la partita. Questi dovrebbero essere, se non erro, gli stessi identici appartamenti. Non mi apre la mappa di regola, quindi significa che siamo entrati da tutt'altra parte, probabilmente in tutt'altro mondo, diciamo, giusto? Allora, vedete, perché l'appartamento è pressoché identico, solo che sembra tipo riflesso, una cosa del genere. Quindi direi di cominciare a guardarci intorno, ad esplorare. Qui c'è il cesso, però ovviamente è tutto rovinato, è tutto consumato, tutto raccapricciante, ecco, se vogliamo usare il termine giusto. Scusate, permesso? Io, come al solito, mi affaccio, ma spero che la mia presenza non infastidisca nessuno. Tra l'altro, adesso devo andare un po' alla cieca, ragazzi. Ecco la mappa. Questa dovrebbe essere la mappa. Perfetto, perfetto. Il primo piano degli appartamenti Blue Creek. Ok, ci dicono che sono altri appartamenti. Del secondo piano, del primo piano. Ok,
è del terzo piano, quindi sono altri appartamenti. Va benissimo, ok. Allora, il primo appartamento che abbiamo qua vicino, ragazzi, è il 207. Anzi, cavolo, perché è tutto sbarrato. Salve, Mr. Lombri! È sempre un piacere rivederla, eh. Sempre un grandissimo piacere. Se magari mi raggiunge lei, grazie. Ecco, no, però... Che lurida merda, maledetto, che non sei altro. Giù, giù! Ma che cazzo? No, ci hanno aggiunto l'esplosione finale, ma serio? Che infami, ragazzi. Veramente che grandissimi infami. Allora, utility room ovviamente chiusa. Qua sembra essere tutto chiuso, ragazzi. Non so, vabbè, procedemus. Questo muro, raga, c'ha proprio l'aria di poter essere spaccato, vedete? Infatti, che bello, io mi dovrei infilare là dentro, però aspetta. Ah, perché qua comunque il corridoio finisce, quindi è l'unica strada in cui possiamo procedere, ragazzi, quindi andiamo avanti. Scusate come sempre per l'intrusione, ma se non fosse tutto chiuso, io non sarei costretta a passare attraverso i vostri sudici appartamenti, capite? Ok, allora, colpi per pistola. Se mi deste anche qualche bevanda a salutare, non mi dispiacerebbe, in effetti. Ok, c'è Mr. Lombri che si sta facendo i fatti suoi. Eccola qua, pare che mi hanno ascoltato. Scusi, vedete, se sta a cucinare un panino, se sta a preparare un panino, arrivo io. Così, di prepotenza, a interrompere il tutto. Non è educato, cioè, non è educato, io mi rendo perfettamente conto, Ok, perfetto. Se li becco in testa... No! Ma dai, mi ha fatto la sorpresa! Leggy! Ok, questo è morto, è esploso, sembrerebbe di sì. Leggy, via qua però, Ok, per una volta riesco a schivarlo, ragazzi. Ecco qua. Questo dovrebbe essere morto, almeno ci si augura. Perfetto, però vedete, l'ho beccato in testa, ragazzi, è caduto subito. Se magari riesco ad essere un po' più precisa, così non spreco troppi colpi e poi li finisco comunque con la mazza, ovviamente. Quindi vabbè, qua dentro sembra non esserci altro, vorrà dire che uscirò di qua. Mi sembra strano che fino ad ora non abbiamo incontrato punti di salvataggio, ragazzi, ma suppongo che a breve in qualche modo ne incontreremo uno. Quindi il 203 è chiuso, il 202, che ci fanno qua tutte ste falene? 202, c'è una M scritta, anzi più M incise sulla porta, che meraviglia. Lettera M sulla porta. Cioè no, allora raga, io e James siamo mentalmente collegati, ci sta poco da fare, perché segna tutto quello che c'è da segnare e che magari riesco a notare. Quindi va bene, andiamo avanti. Qua ci dovrebbe essere la porta del 201, ma è stata bella che sbarrata. Qua, aspetta però, non c'è accesso alle scale? Qua, ah sì, ah. Eh no, è chiusa, ragazzi, la porta. Niente da fare, va bene. Entreremo qua anche perché davanti non si può andare. Ok, ecco un punto di salvataggio, ragazzi. Questa la possiamo definire una sorta di safe zone. Perché no? Tipo, ragazzi, alla Resident Evil, che dove potevi salvare comunque, ti potevi effettivamente sentire relativamente al sicuro. Perché mi sembra ovvio che qua non possano esserci... È chiusa. Mr. Lombri o Leggy ad aspettarci. Allora, cosa dice? Harry fa un passo, la sua andatura è costante. Mildred lo supera in gran fretta, è agile ed elegante. Ma ecco che arriva Scott, destinato ad essere il vincente. Hai segnato qualcosa, Eddie? Jamesy? No, non ha segnato una beneamata mazza riguardo questo foglietto, ma... qua c'è uno specchio. Oddio. Ah, Harry, Mildred e Scott. Ok, ma ci posso fare qualcosa con sta parete? No, forse si dovrà aggiungere qualcosa. Non lo so, ecco, c'è un punto interrogativo, infatti. Non so se togliere sto... Niente, salviamo prima, ragazzi. Io non mi fido, non mi fido. Togliamo il telo. Oh. Un orologio a pendolo. Ah, intanto manca ovviamente, ragazzi,
che cavolo era, la lancetta o le lancette. Ovviamente James avrà segnato tutto, orologio, esatto. Queste cose infatti, no, questo segna le ore, forse. L'ordine, insomma, quella sembra comunque la forma di una lancetta, ragazzi, quindi dovremo procedere di qua e vedere un po' che cosa riusciamo a trovare, ovviamente. Chi è? Non sono in casa. Che cosa ha segnato Jamesy? La lettera H sulla porta, suppongo. Ah sì, lettera M, lettera H. E che cavolo vuol dire? Però è chiusa. Va bene, qua non possiamo scendere, ma... non ci terrei effettivamente. Noi siamo entrati da qui. Esatto. E qua possiamo soltanto entrare in questa camera, la 203, che prima era chiusa. Ok. Qua non c'è niente. Porticina. Mi è permesso? Scusate, come sempre, per l'intrusione. So che... non ci vedo. Che cavolo. Siete proprio delle merde, va bene. Perché fa questi scherzetti del piffero? No. Ecco qua, sto. Ti è servito? Ecco fatto. Maledizione. Che merda, regà. Cioè, c'era un minimo di luce. Ciaone proprio. Al buio totale. Meraviglioso. Siamo tutti molto felici di questa cosa, vero? Colpi per pistola. Ma in effetti quanti ne ho? Ok, ne ho 44, ragazzi. Perfetto. Qua cosa c'è? Una siringozza. Recuperato quello che ho usato prima. Fantastico. E... ah, questo lo posso buttare giù, ovviamente. Qua. Jamesy. C'ha una forza quest'uomo che è proprio scansateve. Ok, qua accediamo al 205. Vediamo un po', ragazzi. Vediamo un po'. C'è qualcuno che ci aspetta. Ok, i proiettili nella culla. Che cazzo era? Ah, sei tu. Maledizione. Però non è l'unico ad essere presente qui. Ci sarà qualcuno dall'altra parte, ovviamente, vero? Come al solito. Fate le vostre sorpresine di merda. Sì, sì, sì. Sorpresina. Sta giù, accidenti. No, attenzione, cazzarola. Niente, mo mi scordo sto dettaglio. Mi devo ricordare, ragazzi, che sti cosi esplodono. Appena li atterro magari li colpisco una volta e poi me ne vado. Mi sposto, perché se no qua è la fine, eh. Qua c'è quella scimmietta inquietante, quella che batte i piatti. Che bello, direi che è in tono col resto dell'appartamento. Allora, non ci resta che guardare di qua. Qua c'è una finestra, si può uscire. Il cesso. Qua dentro. Colpi per pistola. Ma aspettavo di trovarci un medicinale. Di solito nell'armadietto del bagno, ragazzi, si tengono i medicinali. Però, vabbè. Allora, qua dentro c'è niente? No. Ah, però qua possiamo salire. Ah, mappede, che giro incredibile che stiamo facendo, ragazzi, eh. Ok, possiamo salire, ma... ah, possiamo salire. Aspetta, ma poi... oh, cacchio. Minchia, la mappa del terzo piano, ragazzi, è tutta consumata. Bellissima pure questa cosa. Ma quello che mi chiedo è, poi avremo accesso facile a un altro salvataggio? Non lo so, vabbè. Andiamo, dai. Magari... ci sarà un salvataggio, anche se mi ha appena autosalvato la partita. Pure di qua, almeno mi auguro. Sembra essere morto, va bene. Mi auguro che abbiano messo qualcosina, ragazzi, anche al terzo piano, ma non lo so. James, questo qua per terra. Vabbè. Ma perché c'è sta moria di Mr. Lombri? Che cacchio è successo qua? Ci sarà passato Paramid. Ecco qua. È proprio l'ultimo atto di... eh? Mamma mia, regà, ma sono tutti morti. Ma che cavolo? Boh. È assurdo. Che cacchio è successo qua? Non lo so. Vabbè, questa la posso sfondare comunque. Direi di sfondarlo, se ci siamo. E possiamo passare attraverso. Ma di qua cosa c'è?
Mega corridoio, ragazzi, mega corridoio. Oddio. No, non t'azzardare. Sta giù. Esplodi pure, ma non mi toccare, grazie. Colpetti. E nient'altro. L'appartamento non è più accessibile. Chiuso. E più avanti. Ok, noi siamo entrati da qua, ragazzi. Mamma mia. Ma li ha sterminati tutti? Ma perché? Ma qua in fondo c'è un altro appartamento. La madonna. Il delirio è successo. Sia giù, grazie. Via, 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 via. Ok, a posto? Risolto? Vabbè. Qua serve una chiave per il 306. Ok. Io nel dubbio, ragazzi, un colpetto glielo do. 306. Micchia, raga. Io già me so persa, ve lo dico, eh. Questo possiamo spostare, però. Sono sicura che qua c'è un salvataggio, ragazzi. Me lo sento nelle viscere. Vai, vai, James, con tutta la forza che c'è in corpo. No, non c'è un salvataggio manco per il ca, perché... Le safe zone sono comunque in zone chiuse. Ah, qua era dove ero un attimo fa. Ok, dove avevo sfondato il muro in pratica. D'accordo, quindi niente. C'era anche questa via d'accesso. Ok, il fatto è che non mi rimane molto tempo a disposizione, quindi... Bella sta camera. What the fuck? Che segni, che segni? Radio. Sì, l'avevo vista la radio, Jamesy. Ok, bevanda salutare. Qua non c'è una mazza. In questo cassettino. Un colpi per pistola, meraviglioso. Che ci facciamo con la radio? Ci dovremmo far qualcosa con la radio? Io cerco, ragazzi, di guardare bene sempre dappertutto, perché a volte magari è un attimo che ti sfugge un dettaglio e poi sono cazzi amari. Scusate. Qua serve una... Come cacchio si chiama? Una manovella, una manopola, come la possiamo chiamare. Qua si esce. Qua si riaccede al 305. Ok, magari è un modo per avere una sorta di scorciatoia, tra virgolette. Sta radio, ci possiamo interagire? Oh, c'è la lancetta, ragazzi. Ha la stessa forma della lancetta che era sull'orologio a pendolo. Io la vorrei colpire. Posso colpirla? Scusate, cioè basterebbe prenderla a ammazzate, a sprangate. Non ci possiamo fare una mazza. Ah, la radio è legata a questo, scusate. Sì, è legata a varie catene, aspettate. Di cui una arriva qua e un'altra va ancora più in là. È collegata al 305. Fatemi... Oh! No! Che merde putride, ragazzi. Ecco la chiave del 306. Ok, questa mi servirà dall'altra parte. Ok, devo tenere premuto per girarla. Oh, shit. Non ci provare. C'è qualcun altro ancora? Giù. Via. Maledizione, maledizione. Che cavolo. Giù. Via. Ok, la radio bisogna farla cadere, ragazzi, eliminando tutte le catene. Ma questa potremmo staccarla magari, no? Mi farebbe molto più piacere staccarla. Fatto sta, ragazzi, che non ho come salvare. La puta che te parió. Ma che cazzo? Ma stavo bevendo la bevanda salutare, tra l'altro. Merda, merda, merda. Oh, va giù. Mannaggia santa, regà. Porca miseria come m'ha aggredito. Tornare indietro non si può, al salvataggio che era dall'altra parte. Quindi temo che fin quando non troverò un punto di salvataggio, ragazzi, dovrò continuare a giocare. Cioè sono costretta, perché non posso interrompere in qualsiasi momento così a caso. Quindi noi avevamo trovato la chiave dell'appartamento 306. Direi di aprirlo, visto che ci siamo. Vediamo cosa c'è. I soliti cari Leggy e Mr. Lombri. Te pareva. La puta che te parió. Mizzica. Regà, sono resistenti sti bastardi.
Ok, giù così, che diamine. Vai, 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 oddio, oddio. Ah, per la miseria. Ok, allora, bevanda salutare, per fortuna ne usiamo una. Ah! Sono costretta. Minchia, non posso manco metterci i piedi. Cazzarola, oh. Niente, ne usiamo una. Apriamo qua, colpi per pistola. E qua non c'è più niente. Vabbè, qua dentro ci deve essere qualcosa di utile però, eh. A parte strisciare qua sotto, non vedo nient'altro, ragazzi. Niente. Quindi andiamo di sotto. Vediamo un po' dove ci porta. Oddio, ecco. Te pareva. E te pareva. Che palle immense, gigantesche. Ti ho visto. Questa è chiusa. Va bene, va bene, va bene. Vi siete fatti la doccia? Avete fatto? A posto? Che palle enormi. Niente, stiamo attenti, ragazzi. Porca paletta, la conce tu madre. No. Attacca tua sorella. Va bene? Ok, via, via. Via, via, vai, vai, colpi. No, leggi, leggi. Oh, e continua indietro di qua il bastardo. E su. Ecco qua, oh. Mamma santa, che incubo. Allora, qua. Cassettino, colpi per pistola, fantastico. E qua non c'è nient'altro. Qui dentro, colpi per pistola, fantastico. E non sembra esserci altro. Ok. Quindi beviamo un'altra bevanda salutare. Mamma mia, regà. E azioniamo questa manovella. Fatto. Ah, la posso prendere. Per fortuna. Per fortuna. Così la potremo usare in quell'altra camera. Fantastico. E niente. Vediamo un po'. E dai. Minchia, oh. Ma siete insistenti però, eh. Non t'azzardare. Maledizione. Giù. Giù. E dai. Che palle pure lui. E niente. Ok. Ci sta tutto. Tutto il condominio. No. Non ci posso credere, raga. Quanti sono? Porca miseria. Aspetta, aspetta, aspetta. Mi state rompendo un po' troppo le palle, ve lo dico. Che palle, veramente. Mamma santa. Ma dai. È giù. Via, 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 via. Dov'è andato? Oh, salve. Pure a lei, eh. Ok. Niente, raga, mo sto a usare i colpi perché veramente mi hanno rotto, E che diamine. Oddio, allora. Non so sinceramente se le ho sganciate tutte le altre catene. Però comunque torniamo al 307 e inseriamo la manovella. Che era di qua, se non erro, esatto. Ecco, la valvola. Ecco, è il termine più corretto. Valvola. Vai, vai, James, su. Forza. Oh, ok. E... mi ha appena salvato la partita. Quindi adesso posso prendere questa. La lancetta delle ore, però. Per il resto io non sono andata, per esempio, dall'altra parte del corridoio, ragazzi. È che, allora, mi ha autosalvato la partita. E su questo siamo d'accordo. Però... questa che fa? Ok, questa ci porta al piano di sotto, addirittura. Però, ragazzi, io... cioè... vorrei salvare anche manualmente, mi capite, vero? Ah, questo ci ha riportato alla camera con la H. Cioè, la porta con la H. Va bene. Allora, di regola, ragazzi, qui al piano secondo dovrebbe esserci un foglietto per salvare ed è esattamente qui. Quindi quella era proprio la scorciatoia, ragazzi, che stavo aspettando. Fantastico. Allora, signore e signori, per oggi veramente ho finito il tempo a mia disposizione per registrare. Ma che dire, le cose si stanno facendo molto più cupe, ovviamente, perché siamo entrati, tra virgolette, in questo nuovo mondo, in questo mondo parallelo. Non so se possiamo definirlo così. E
Devo dire che i mostri sembrano essere comunque ancora più aggressivi, non che prima non lo fossero, ma sembrano comunque più aggressivi. Però vabbè, non ci facciamo comunque spaventare o preoccupare. Quindi, adesso ho raccolto la lancetta, però dice la lancetta delle ore, io non so se servirà pure quella dei minuti, ma probabilmente no. Sull'orologio mi sa che ne era raffigurata soltanto una. In ogni caso, ragazzi, come sempre, se avete suggerimenti da darmi, aspetto i vostri commenti qua sotto. E che dire, abbiamo incontrato Eddie, un nuovo personaggio, l'ennesimo che non sa perché si trova lì, e abbiamo incontrato il Pyramid Head, ragazzi, che è, credo, l'icona proprio che rappresenta Silent Hill 2. Vedremo che cosa succede la prossima volta. Questo episodio termina qui, grazie a tutti, un bacione, e un bacio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!